Buongiorno, buongiorno questa mattina per dialoghi e per l'occasione anche in diretta su Compliance Café, quindi su Affari Italiani. Abbiamo come ospite Roberta Pinotti, senatrice e ministra della Difesa dal 22 febbraio 2014 al 1 giugno del 2018, prima donna a ricoprire tale carica, attualmente presidente della Commissione Difesa del Senato, carica che ha già peraltro ricoperto in precedenza presso la Camera dei Deputati. E siccome siamo a Modena, piace ricordare che nel 2016, in occasione del giuramento degli allievi ufficiali del 197° corso presso l'Accademia di Modena, è stata anche insignita del titolo di cadetto ad honorem, il massimo riconoscimento assegnabile ad un civile da parte dell'Accademia. Presidente, sono tempi per voi Cosa che. di cui vado particolarmente orgogliosa. So che il suo tempo, soprattutto in questo periodo, è preziosissimo. Io mi ripermetto di non farle perdere troppo tempo. Qualche domanda però ci è utile per inquadrare un po' che cosa sta succedendo. L'invasione russa dell'Ucraina sta dando al mondo forse la sua prima vera esperienza di una guerra anche di natura informatica. Da ex ministra della Difesa, dicevamo attualmente presidente della Commissione Difesa al Senato, quali sono i rischi più evidenti che osservate dal vostro punto di vista e qual è lo stato di salute del nostro paese di fronte alla prospettiva di una cyber war? Beh, i rischi ci sono e sono moltissimi, perché attraverso la cyber oggi tu puoi bloccare qualsiasi infrastruttura e puoi bloccare, in caso, per esempio, di una guerra, dell'utilizzo del sistema delle forze armate, puoi bloccare la maggior parte degli strumenti che vengono utilizzati. Quindi da questo punto di vista puoi completamente rendere inoffensivo il nemico, semplicemente usando una cyber war. Per questo, con un po' di ritardo, ma adesso con la capacità di correre su queste cose che si è innestata, ci si sta attrezzando. Devo dire che la difesa, da questo punto di vista, è stata la prima amministrazione che ha colto tutta la pericolosità. C'era stato un attacco ai siti della difesa, non ai siti protetti, fortunatamente, però aveva dato l'idea della porosità attraverso un militare XY che era, diciamo, stava scrivendo alla famiglia dal proprio indirizzo. In realtà si era entrati nel sito della difesa e quindi, da questo punto di vista, con la possibilità di acquisire informazioni. Ripeto, non si trattava di informazioni classificate, però è chiaro che lì è nato un campanello d'allarme. Stiamo parlando di circa 10 anni fa, di un periodo precedente. Però da quel momento la difesa si è strutturata, ha costituito un comando cyber e ha quindi anche istruito molte persone in questa capacità. Dopo la difesa è venuto l'impianto statale ed è oggi importante che ci sia un'architettura statale perché, come dicevo, il tema dell'attacco cyber può immobilizzare un paese immobilizzando i porti oppure immobilizzando le reti di energia elettrica. Quindi da questo punto di vista i rischi sono rischi veramente a 360 gradi. E dicevo, l'architettura adesso è giusta. L'Agenzia per la Cyber, che è stata varata lo scorso anno, è un ottimo strumento. Ora bisogna però fare tesoro di tutte quelle piccole realtà, perché per ora sono realtà, a parte alcune piuttosto piccole, che si occupano di questo tema, farle crescere, aggregarle, fare in modo di costruire non soltanto un'architettura istituzionale, ma una capacità produttiva che consenta quindi di avere strumenti certificati perché italiani, perché il fatto di comprare all'estero strumenti cyber potrebbe essere in qualche modo un rischio o un problema, e comunque bisogna essere certi, bisogna che siano paesi alleati, quindi ci sono tutta una serie di attenzioni da fare. E poi, rispetto a questo, anche però, ecco, costruire quindi un sistema di difesa, perché noi ci difendiamo sulla base della nostra Costituzione, e questo è un altro elemento, diciamo, che può essere problematico, perché ci sono molti altri che sono invece aggressivi e manca un diritto internazionale su questo, che è un problema aperto ed è un problema che non guarda solo l'Italia. No, immagino di no. Noi abbiamo ritracciato una sua dichiarazione durante la partecipazione a Cyber Tech Europe nel 2017. Lei disse:
non possiamo disinventare le tecnologie cibernetiche, ma ancor di più le aziende, quelle strategiche anche non, che spesso sono quelle meno preoccupate dei possibili attacchi, soprattutto nell'ambito privato. Che armi di difesa in realtà hanno? La cyber security è un tema che riguarda la difesa piuttosto che l'ambito strettamente informatico-tecnologico. Qual è l'ottica giusta per affrontare il problema? È così. Purtroppo la minaccia nucleare esiste, quello che si è trovato negli anni passati, sapete, per impedire che questa deflagrasse è stato un sistema di deterrenza, cioè un sistema, come dire, di pesi contrapposti che consentissero a nessuno rendere conveniente fare degli attacchi. In un certo senso con la cyber bisogna cercare di fare la stessa cosa, cioè essere capaci di difendersi, ma avere anche un potenziale che consenta ad eventuali possibili nemici, che purtroppo ci sono, che possono essere statuali o non statuali, di sapere che tu sei in grado di difenderti, ma hai anche, diciamo, tutta una strumentazione tua con la quale sei in grado di capire che cosa succede. Dicevo, la difesa è stata la prima ad avere questa sensibilità, però oggi noi abbiamo una sensibilità che si sta diffondendo, soprattutto a livello di grandi imprese. Noi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva molto molto interessante in Senato, chiunque si interessi di questo tema secondo me potrebbe andare a vedere la relazione finale di questa indagine conoscitiva, ma anche le varie audizioni che abbiamo fatto. Abbiamo audito tutte le amministrazioni dello Stato, dal Ministero degli Interni, al Ministero degli Esteri, al Ministero della Pubblica Istruzione, alle aziende, da Leonardo a Fincantieri, alla SNAM, diciamo a molte aziende, e devo dire che abbiamo trovato, soprattutto nelle grandi aziende, una sensibilità sviluppata, la comprensione, anche le banche, per esempio Banca Intesa, la comprensione dei rischi, e hanno un responsabile sicurezza e quindi si sono attrezzate. Abbiamo visto come, soprattutto durante il periodo del Covid e del lockdown, gli attacchi cyber sono aumentati in modo esponenziale, sono diventati il reato principale dal punto di vista di crescita. Quindi c'è una consapevolezza. È una consapevolezza però, se vogliamo, ancora un po' elitaria, ecco, le grandi aziende, le PMI oppure i fornitori, che possono essere gli elementi attraverso cui un attacco cyber arriva ad attaccare anche una grande azienda, che ne so, chi fornisce i pasti piuttosto che le pulizie anche in una grande azienda, potrebbe essere il vettore attraverso cui tu mandi una mail a questo fornitore, e attraverso questo tu potresti rendere, diciamo, permeabile il tuo sistema. Quindi c'è bisogno di un'alfabetizzazione molto più diffusa rispetto ai rischi. Cioè, come oggi veniamo abituati a non rispondere a certi SMS sul telefono perché quello potrebbe essere un modo o per diciamo prendere tutti i nostri indirizzi, le nostre informazioni, oppure comunque per truffe, e in qualche modo piano piano si sta facendo questo tipo di informazione, noi avremo bisogno, per questo avevamo anche coinvolto il Ministero della Pubblica Istruzione, di avere un'alfabetizzazione rispetto a questi rischi, cioè sapere quando si apre un computer che cosa succede, sapere che cosa è, quali possono essere i rischi. Questo è ovvio, cioè riguarda i singoli per quello che riguarda i loro beni individuali, ma quando poi il singolo lavora in un'azienda, l'essere prudente, sapere che alcune cose, cioè avere un uso corretto di determinati strumenti, diventa una difesa generalizzata. E su questo effettivamente c'è ancora molto lavoro, diciamo, di diffusione da fare. È per questo che anche occasioni come queste sono utili per parlare del tema. Cerchiamo di approfittarne da questo punto di vista. Il problema cyber è un problema tuttavia ovviamente transnazionale, è un problema globale, e mai come oggi viene da domandarsi, in relazione all'approccio che si deve adottare nei confronti di questo tipo di minacce, qual è il possibile ruolo della NATO. Lei come la vede? Beh, guardi, la NATO da questo punto di vista è stata una delle organizzazioni internazionali che hanno cominciato ad affrontare per prime il problema, e anche in modo condiviso, perché c'è stato un momento di un attacco all'Estonia che aveva completamente paralizzato il paese.
A seguito di quello, proprio in Estonia nasce un centro NATO di specializzazione in difesa cyber, quindi diciamo di elaborazione rispetto a questo, e ci sono state occasioni in cui anche come Ministro della Difesa abbiamo fatto, diciamo, delle simulazioni di possibili attacchi cyber, in realtà specie, non dico un gioco di ruolo, ma come dire, per comprendere esattamente quelli che potrebbero essere i rischi, non un gioco quindi, ma una discussione seria, però basata quindi su quelli che potevano essere i punti di debolezza e i punti di forza dei singoli stati, perché è ovvio che io, paese NATO, se ho un sistema poroso dal punto di vista di cyber e ho dentro di me delle informazioni NATO, metto a repentaglio tutta la NATO, comunque rendo più debole tutta la NATO. Quindi da questo punto di vista, ecco, il tema cyber è entrato anche nell'organigramma della NATO dal punto di vista di esperti, quindi dal punto di vista di organizzazione. Come dicevo, in Italia è nato il comando cyber nella difesa. Anche nella NATO è nato il responsabile a cui afferiscono appunto queste tematiche. Quindi devo dire che sì, anche in quel caso ci si è mossi dopo aver avuto un danno, perché l'Estonia ovviamente ha avuto bloccato completamente tutto, però diciamo ormai sono più di 15 anni che si lavora in questo senso e la consapevolezza, devo dire, è sempre più diffusa. Avere poteri predittivi nei confronti delle minacce informatiche immagino che sia veramente complicato, ai limiti dell'impossibile. Un'ultima domanda e prometto di liberarla, però non posso non porgliela. Riguarda, se ne discute molto, soprattutto di questi tempi, l'eventuale costituzione, di un esercito comune europeo. Ci sono gli spiragli, cioè, ci sono le condizioni, giuridicamente probabilmente no, manca uno spazio giuridico comunitario, forse in questo momento andrebbe costruito, politicamente non so, anche da questo punto di vista qual è la sua opinione sulla possibile istituzione dell'esercito comune europeo? Guardi, proprio in questi giorni ho riletto un disegno di legge del 1952, primo firmatario Alcide De Gasperi, firmato poi da tutti i ministri del suo governo, che prevedeva l'istituzione della CED, cioè della Comunità Europea di Difesa. Un disegno di legge molto articolato, che prevedeva tutto, prevedeva per esempio che c'era un'assemblea che era a livello politico, che poteva assumere le decisioni, e diceva che l'esercito, che esistevano, poi parliamo di esercito, in realtà sono forze armate, perché sennò poi la marina, l'aeronautica saranno, diciamo, comunque per intenderci, diciamo, pubblicamente ormai si parla di esercito europeo, l'esercito europeo diventava quello a cui i paesi facevano riferimento, tanto che addirittura si normavano quali erano gli ambiti specifici in cui un paese poteva avere, quali potevano essere le funzioni, diciamo, nazionali delle forze armate, che erano molto meno importanti di quelle che avevano in ambito europeo. Sappiamo com'è finita, purtroppo ci avevano lavorato Adenauer, Schuman e De Gasperi, avevano elaborato insieme una filosofia, si era fi quindi lavorato nei singoli paesi per disegni di legge coordinati che avrebbero poi dovuto essere approvati dai parlamenti. In Francia nel 1954 il governo cambia segno e quindi il Parlamento, che ha cambiato maggioranza, boccia la proposta di legge e lì si ferma. È possibile adesso ripartire? Sì. E anche, diciamo, ovviamente con un po' meno ambizione di quella grandissima che avevano allora i nostri padri, ma ci si può arrivare. E ci si può arrivare perché giuridicamente oggi abbiamo comunque nei trattati la possibilità di fare cooperazioni rafforzate. Se noi ci pensiamo, l'euro non riguarda tutti gli stati. Schengen non riguarda tutti gli stati. Allora, se Francia, Germania, Spagna e Italia, e cito queste quattro nazioni perché da sole sono più del 70% della difesa europea e perché sono quelle che ci hanno sempre creduto di più, o anche con alti e bassi, diciamo, abbiamo visto la Francia non sempre, però adesso la leadership francese Macron ha dato una spinta molto europeista, vedremo che cosa succede dopo le elezioni in Francia, ovviamente, ma se decidono queste nazioni di fare una cooperazione rafforzata in termini della difesa, possono dare una spinta molto forte e poi molti altri paesi seguiranno. È andata così con la PESCO.
La prima cooperazione sui progetti della difesa in Europa, che nasce nel 2016 e poi viene, diciamo, sottoscritta nel 2017, avviene dopo un pranzo informale che avevamo fatto allora fra la ministra francese, che era Florence Parly, io, la ministra tedesca, che era Ursula von der Leyen, e la ministra spagnola, che era Dolores del Cospedal. Al nostro tavolo c'era anche Federica Mogherini, l'alto rappresentante. Forse una delle poche volte in cui i temi della forza, della difesa, vedevano un tavolo solo di donne, perché tutte le responsabili dei principali paesi europei in tema di difesa erano in quel momento donne. E lì ci siamo detti, ma perché continuiamo a parlarne, non facciamo partire i progetti? Abbiamo scritto una lettera ai nostri colleghi e infatti poi hanno aderito prima 24 paesi, poi 25, cioè quindi quasi la totalità, adesso credo tutti, a questi progetti di difesa comune. Era però un altro momento, nel senso che non avevamo le urgenze che abbiamo oggi sul tavolo. Oggi Gianni abbiamo ragionato con la fine rovinosa dell'esperienza in Afghanistan, della NATO in Afghanistan, ma oggi con un'Europa messa a rischio, con una guerra nel cuore dell'Europa, il tema della sicurezza europea, non che poi discende quella nazionale, ma europea, è fondamentale. E allora io penso che ci siano le necessità storiche e ci possono essere le condizioni politiche. La Germania per la prima volta nella sua storia decide di investire in modo significativo nella difesa. È utile ed è bene che non sia un investimento soltanto sul piano nazionale, ma che sia coordinata a livello europeo. Quindi io credo che il momento sia questo e vorrei che l'Italia prendesse l'iniziativa in questo senso. Vorrei che l'Italia invitasse a Roma i capi dei governi, perché questa è una decisione, diciamo, che deve essere più forte di quella che possono prendere i ministri. Questo può accompagnare quella che è la bussola strategica, un documento importante che è stato deliberato dall'Europa, che però parla di una forza di intervento rapido di 5.000 soldati. Stiamo parlando di una scelta importante rispetto al passato, dove queste cose non c'erano, ma di una cosa piccola rispetto a quello che abbiamo di fronte. Allora, per dare una mano al lavoro che sta facendo la Commissione, che ha dato un orizzonte strategico, la bussola strategica, come deve essere giusto, perché deve esserci un orizzonte strategico della difesa, però ci devono essere le decisioni e la volontà politica degli Stati che su questo possono fare un passo avanti. Io spero che tutti quanti possano riprendere in mano quei documenti elaborati negli anni 50 e pensare che dopo tanti anni quella idea profetica forse dovremmo veramente realizzarla. Credo sia una speranza largamente condivisa. Presidente, io la ringrazio moltissimo per il suo tempo, per la disponibilità e per la chiarezza delle risposte che ha voluto regalare al nostro appuntamento. E credo che probabilmente mai come in questo momento sia opportuno augurarle buon lavoro in maniera. Grazie. Grazie ancora. Grazie, arrivederci, a presto. Arrivederci.